Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Sono Paola Pirani di Formez PA e oggi insieme seguiremo il webinar I procedimenti amministrativi in materia di realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica banda larga e impianti radioelettrici. Questo webinar fa parte del progetto Azioni per il rafforzamento della capacità amministrativa degli sportelli unici per le attività produttive e la formazione degli stakeholder. Vi ricordo che è un progetto della Regione Piemonte in collaborazione con l'ANCI Piemonte per quanto riguarda la promozione, mentre con Formez PA per quanto riguarda la realizzazione. Ed è un programma formativo informativo in materia di attività produttive, ambiente, edilizia, urbanistica ed è rivolto alle amministrazioni pubbliche piemontesi, in particolare responsabili degli sportelli unici, agli enti terzi e agli stakeholder. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di formare il personale addetto agli sportelli unici del territorio al fine di aumentare la capacità di applicare le norme per le, appunto, relative alle procedure di autorizzazione e anche per concludere i procedimenti in tempi certi e celeri. Per quanto riguarda le attività in programma, vi ricordo che tutto questo progetto si concluderà nell'aprile 2022 e gli appuntamenti ci sono ogni martedì, sempre dalle 10 alle 11:30. Fino adesso abbiamo svolto insieme, questo è il decimo, ma dal prossimo 8 marzo sempre abbiamo altri webinar l'8 marzo, il 15, il 22, il 29, il 5 aprile e il 12 aprile. Vi ricordo che potete già iscrivervi perché le pagine di Eventi PA sono già state implementate e vi ricordo una cosa molto importante, che occorre iscriversi ad ogni webinar e questa è la parte più importante. Come dicevo prima, questo è un progetto rivolto alle pubbliche amministrazioni piemontesi. Per avere informazioni basta scrivere a piemontesuap@formez.it e per iscriversi basta seguire le istruzioni presenti sul nodo Eventi PA 8236 per avere tutte le istruzioni di come. E invece, per avere le istruzioni di come partecipare a un webinar lato tecnologico, bisogna seguire le istruzioni di Eventi PA al nodo 15041. Qui abbiamo fatto una carrellata degli eventi che ci sono stati fino adesso. Come ricordo, dal prossimo 8 marzo ce ne saranno altri. Dunque, mi raccomando, iniziate ad iscrivervi alle pagine di Eventi PA. Oggi, dopo l'apertura dei lavori e dell'introduzione, passerò la parola all'ingegner Massimo Pugioni e parleremo delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti di comunicazione. Faremo un approfondimento dell'articolo 86-87 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche e le modifiche introdotte dal Decreto Legge 77 del 2021. Vi ricordo una cosa molto importante, lo strumento della chat, nella quale potete interagire con me, ma soprattutto scrivere le vostre domande che saranno poi riportate al docente. Nel momento in cui chiuderà la trattazione della materia di oggi, degli argomenti di oggi, avrà tutto lo spazio per poter rispondere alle vostre domande. Ovviamente, come sempre, qualora non si potrà rispondere a tutte, anche per poterne approfondire in maniera più sostanziosa, le troverete per iscritto nella pagina di Eventi PA, nella quale appunto vi siete iscritti. Il nodo è il 33 59 23 e troverete le risposte insieme alle slide e alla registrazione. A questo punto non mi resta che augurare un buon proseguimento a tutti voi e lascio la parola a Massimo. Prego. Microfono. No, non riesco a sentire. Allora, un attimo di pazienza. Un attimo di pazienza e proviamo poi ad avere il nostro docente. Allora, intanto vi ricordo l'importanza. Sì, Elisabetta, rispondo a Sentite? Elisabetta. Sì, ora sì, rispondo a Elisabetta. I prossimi corsi fanno sempre parte del pacchetto organizzato dalla Regione Piemonte. Dunque, sono sempre gratuiti e vi potete iscrivere tranquillamente nella pagina di Eventi PA. Buon proseguimento.
Sì, scusate per l'intoppo, ogni tanto capita che quando disattivo il microfono e lo riattivo poi non si sente. Vabbè, l'importante è che abbiamo risolto. Dicevo, oggi approfondiremo il tema della realizzazione. No, qui c'è il titolo della slide, in realtà è sbagliato perché è rimasto anche la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, non mi sono reso conto. Comunque, oggi fondamentalmente approfondiremo i procedimenti amministrativi in materia di comunicazione elettronica e quindi fondamentalmente gli impianti radioelettrici, le antenne ricetrasmittenti. Soprattutto di telefonia mobile e dati, oltre che radiotelevisive, e gli impianti invece fissi, di linea con banda larga, e quindi scavi e interventi simili. Si tratta di un argomento abbastanza tecnicamente un po' ostico, però siccome sono procedimenti molto frequenti e anche di continua, diciamo, soggetti ad un continuo adeguamento tecnologico e sono anche stati oggetto di alcuni interventi di semplificazione di recente, soprattutto col decreto legge 77 del 2021. Abbiamo ritenuto opportuno fare una carrellata per cercare di fare un po' di ordine in quello che è un pochino un ginepraio normativo per individuare gli interventi e i procedimenti amministrativi che sono connessi con gli interventi stessi. Cerco di non annoiarvi troppo e di dargli, come sempre, un taglio pratico-operativo non troppo tecnico, ma diciamo più legato al versante amministrativo della gestione di questa tipologia di procedimenti. La normativa di riferimento per tutto quello di cui parleremo stamattina è il decreto legislativo 259 del 2003, ovvero il codice delle comunicazioni elettroniche. Codice che è stato recentemente oggetto di un intervento di profonda riforma, è stato integralmente sostituito con il decreto legislativo 207 del 2021. Tuttavia, il decreto legislativo 207 del 2021 non è, diciamo, il nuovo testo di riferimento, nel senso che non ha sostituito tout court il decreto legislativo abrogando la precedente fonte normativa, ma l'ha sostituito. Quindi contiene sostanzialmente i nuovi articoli che fanno sempre riferimento al 259 del 2003, che è quindi il riferimento normativo tuttora a cui dobbiamo fare riferimento, diciamo. E vedete, qui vi ho riportato gli articoli che ci interessano, che sono dal 43 al 49 sostanzialmente, e sono gli ex articoli da 86 a 88 del vecchio codice delle comunicazioni elettroniche nella precedente formulazione. Diciamo che se qualcuno è un po' addentro alla materia, normalmente siamo abituati a parlare soprattutto per quanto riguarda le antenne ricetrasmittenti di 87, 87 bis, 87 ter fondamentalmente. Adesso questi sono stati sostituiti, quindi parleremo di 44, 45 e 46 fondamentalmente, ma entriamo nel merito tra un attimo. Come vi dicevo, il decreto legge 77 del 2021, che è il decreto che ha introdotto il PNRR, quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, all'articolo 40 contiene una serie di semplificazioni sul procedimento per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l'infrastrutturazione digitale degli edifici e delle unità immobiliari. Questo articolo 40 del decreto legge 77 ha agito su due binari paralleli. In parte ha modificato direttamente l'articolato del codice delle comunicazioni elettroniche, intervenendo, prevedendo soprattutto delle semplificazioni e delle riduzioni di termini. In parte, invece, ha lasciato invariato il codice delle comunicazioni elettroniche e ha introdotto alcune disposizioni di semplificazione temporanee, poi insomma temporanee con un orizzonte temporale anche abbastanza lungo, perché se non ricordo male, ma lo vediamo tra un attimo, si applicano fino al 2026, quindi per diversi anni,
prevedendo un regime semplificato che si applica in luogo di quello ordinario previsto dal 259 del 2003 per alcune fattispecie, e quindi lasciando invariata la norma ma sovrascrivendola con un altro tipo di procedimento per questi anni. Questa è una tecnica legislativa, insomma, non particolarmente trasparente per gli addetti ai lavori, perché se vanno a guardare la norma trovano ancora scritta una cosa, poi magari nascosto invece in questo decreto troviamo delle disposizioni che ci dicono che in realtà in questo momento dobbiamo agire in un modo un pochino diverso. Ma lo vediamo. Allora, innanzitutto vediamo alcune disposizioni dell'articolo 43, che è un articolo generale che si occupa delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che è stato modificato dal decreto legge 77 del 2021 per rendere, diciamo, più veloci gli interventi e spingere quindi sull'ammodernamento delle reti di comunicazione elettronica. Come vedete, questo articolo 43 nella precedente versione prevedeva 6 mesi di tempo per le autorità competenti per diciamo, rilasciare i provvedimenti relativi all'occupazione di suolo pubblico, tranne il caso dell'esproprio per pubblica utilità, che ovviamente segue una disciplina particolare, e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie. Questo per tutto quel che riguarda le occupazioni sulle proprietà pubbliche e private, compresi parchi e riserve nazionali e regionali, territori di protezione esterna dei parchi, o al di sopra o al di sotto di esse, perché sappiamo che possiamo parlare di reti aeree o di reti interrate, nonché su proprietà pubbliche, ovvero sempre al di sopra o al di sotto di esse, sempre su un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica. Il decreto legge 77 del 2021 ha tagliato drasticamente i tempi da 6 mesi a 90 giorni, quindi sostanzialmente da 6 a 3 mesi, ha dimezzato i tempi per spingere su un'accelerazione per diciamo, la realizzazione di queste tipologie di intervento. E ancora, sempre nell'articolo 43, qui stiamo parlando a livello di principi generali che si applicano a tutti i procedimenti inerenti alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica. Vedete, hanno previsto che tutte le opere inerenti infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione e infrastrutturazione per realizzazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria e conseguentemente sono opere di pubblica utilità, soggette quindi a tutte le norme che disciplinano le opere di pubblica utilità. Ancora è stato previsto che all'installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Quindi questi interventi che riguardano la realizzazione di reti, soprattutto diciamo, gli elementi più importanti dal punto di vista amministrativo autorizzatorio sono l'occupazione di suolo pubblico e la manomissione del suolo pubblico, perché normalmente vengono effettuati mediante scavo con passaggio appunto di reti interrate, di cavi interrati di comunicazione. Non si applica la disciplina edilizia urbanistica, quindi non sono interventi rilevanti dal punto di vista edilizio. Non dobbiamo porci il problema di individuare quale titolo abilitativo edilizio applicare a questa tipologia di interventi. Sono soggetti alla disciplina speciale che vedremo tra un attimo. E ancora, gli elementi delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica, per farla breve, diciamo tutto quello che sono gli interventi connessi alla realizzazione di queste reti, che a volte possono comprendere anche dei piccoli locali di appoggio per l'alloggiamento degli impianti, soprattutto elettrici, dei quadri di comando, eccetera, non costituiscono unità immobiliari, quindi non sono edifici, sono, diciamo, semplicemente accessori degli impianti e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale. Ora, questo probabilmente ci interessa in maniera più relativa, perché a noi non riguarda direttamente l'aspetto catastale. Comunque la norma chiarisce
che non rilevano anche dal punto di vista catastale. Restano ferme, ovviamente, tutte le disposizioni in materia di tutela dei beni ambientali e culturali, servitù militari, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato. Quindi si applicano comunque tutte le disposizioni, soprattutto del decreto legislativo 42 del 2004, in tema di sia autorizzazione paesaggistica, sia autorizzazione per i vincoli monumentali e archeologico, fondamentalmente, sui beni di interesse culturale e le servitù militari, anche se l'ultima frase, vedete, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato, ci sta dicendo che questi atti di assenso, qualora necessari, si acquisiscono nella conferenza di servizi, tra l'altro speciale, prevista da questi articoli, perché è speciale perché ha diverse disposizioni che non solo la rendono più veloce, ma spingono anche su una forma di silenzio assenso che è del tutto peculiare rispetto alle regole generali sul silenzio assenso. Entriamo nel merito delle procedure con l'esame dell'articolo 44. L'articolo 44 è quello che disciplina la realizzazione di nuovi impianti soggetti alla procedura autorizzatoria ordinaria per le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici. Stiamo quindi parlando di impianti ricetrasmittenti, non impianti quindi via cavo, come possono essere quelli della rete fissa in fibra ottica, banda larga, eccetera. Stiamo parlando della rete mobile, nonché delle infrastrutture di comunicazione elettronica radiotelevisive, quindi gli impianti di ripetitori TV, ripetitori radiofonici e via dicendo. Anche questi di recente o comunque in questo periodo sono oggetto di un importante intervento su tutto il territorio nazionale di adeguamento tecnologico conseguente alla modifica degli impianti connessi al digitale terrestre, alla TV. E quindi anche questi, tutti i comuni che hanno nel proprio territorio una dei ripetitori televisivi stanno ricevendo, hanno ricevuto, stanno ricevendo delle pratiche inerenti all'adeguamento tecnologico di questi impianti proprio in virtù del cambiamento della tecnologia di trasmissione. Cosa ci dice fondamentalmente l'articolo 44, che è il vecchio articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche? Ci dice che l'installazione delle infrastrutture per gli impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi, quindi sia l'installazione di nuovi impianti, sia la modifica delle caratteristiche emissive, perché io potrei anche avere un impianto che fisicamente resta lo stesso, ma che cambia a livello di frequenze e di potenze di emissione elettromagnetica, anche lasciando fisicamente l'impianto inalterato, sono soggetti a una autorizzazione, sempre che non ricadano nei casi semplificati degli articoli successivi che tra un attimo vedremo. Questa è la procedura ordinaria che si applica agli impianti e agli interventi che non ricadono nei casi semplificati degli articoli successivi. Quindi vedete installazione di torri, tralicci, impianti radiotrasmittenti, ripetitori, stazioni radiobase per comunicazioni elettroniche mobili, GSM, UMTS. Reti di diffusione, distribuzione e contribuzione televisione digitale terrestre, reti a radiofrequenza, ok, sono soggetti ad autorizzazione. L'autorizzazione è di competenza degli enti locali, quindi del comune sostanzialmente. Previo accertamento da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di quell'articolo 14 della legge 36 del 2001, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. Allora, questa norma assegna la competenza per il rilascio dell'autorizzazione al comune e contemporaneamente assegna all'ARPA, l'ARPA è appunto l'organismo competente a effettuare i controlli, la competenza circa la verifica della compatibilità dell'intervento con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale. A volte mi è capitato di confrontarmi con alcuni gestori di impianti di telefonia o anche tecnici progettisti,
che un pochino confondono questo aspetto e dicono sì, ma fondamentalmente a me non interessa tanto l'autorizzazione del comune quanto il parere dell'ARPA. Io gli rispondo sempre, non hai capito niente, perché la legge è esplicita a prevedere che l'autorizzazione sia in capo al comune. L'ARPA esprime semplicemente un parere tecnico, ok, un parere tecnico fondamentale nell'ambito di questa tipologia di procedimento, tant'è che come vedremo tra un attimo, l'espressione di un parere negativo da parte di ARPA esclude anche la possibilità che si possa formare silenzio assenso anche in caso di inerzia del comune nel rilascio del provvedimento, tuttavia resta sempre una competenza sostanzialmente comunale. Il fatto che sia una competenza comunale tuttavia non ci deve trarre in inganno, nel senso che il comune può regolamentare questa fattispecie soprattutto da un punto di vista di compatibilità urbanistica, ma fondamentalmente i presupposti, i requisiti e i limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità sono stabiliti, come ci dice espressamente la norma, uniformemente a livello nazionale dalla legge, per cui né le regioni né tantomeno i comuni hanno un grande margine di manovra in questo. Noi sappiamo che soprattutto sul fronte delle comunicazioni, diciamo, di telefonia mobile, con l'avvento del 5G, si riscontra un po' ovunque, dove più o dove meno, ma un po' dappertutto sul territorio nazionale, una certa avversione da parte della cittadinanza alle nuove tecnologie, appunto del 5G, nel senso che vengono percepite come pericolose, come una tecnologia rispetto alla quale non sono stati fatti probabilmente sufficienti studi circa gli effetti sulla popolazione all'esposizione a questo tipo di radiazioni elettromagnetiche, eccetera. Ma fondamentalmente, a parte, ripeto, criteri di pianificazione del territorio che sono applicabili diciamo nella regolamentazione delle attività in generale su tutti i territori, poco margine di manovra hanno le singole amministrazioni, così come le regioni, nello stabilire dei criteri più restrittivi di quelli stabiliti dalla norma statale, perché lo Stato in questo, essendo opere di pubblica utilità, si è riservato una competenza esclusiva a stabilire questo tipo di criteri. Pertanto, l'ARPA non potrà fare altro che verificare il rispetto con i requisiti e i valori stabiliti uniformemente dalla normativa statale, e il comune non può essere più restrittivo di questa normativa stessa. Pertanto, se l'infrastruttura di comunicazione rispetta quegli obiettivi e quei criteri, di fatto non residua una discrezionalità che può legittimare il rigetto delle istanze, né è legittimo, diciamo, che le amministrazioni, come qualcuna, un po' passatemi il termine, secondo la mia opinione personale, un po' demagogicamente, ha fatto di adottare delle delibere, diciamo, per escludere nel proprio territorio la realizzazione, ad esempio, di impianti 5G. Questo giusto per fare un quadretto normativo. Continuiamo. Quindi l'istanza viene presentata al comune per l'acquisizione dell'autorizzazione previa acquisizione del parere dell'ARPA, l'istanza redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici. Quindi vedete, deve essere corredata dalla documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità. Questo è stato modificato leggermente la formulazione proprio testuale, aggiungendo questa inciso in neretto, appunto, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici. Questo perché io mi aspetto che a breve, nel lavoro di creazione della modulistica unificata, diciamo, che viene approvata comunemente in sede di conferenza unificata, vengano anche codificati dei moduli per l'acquisizione, diciamo, informatica di questi dati. Questo perché,
Un problema che hanno soprattutto le ARPA e le amministrazioni che sono competenti al rilascio di questi titoli è quello di acquisire una gran mole di documenti tecnici, cioè di dati tecnici che si riferiscono fondamentalmente alle potenze di emissione massima che sono suddivise nei gradi proprio delle angolature di emissione di queste antenne, proprio perché poi queste devono andare a costituire una base dati che serve anche per la valutazione delle istanze successive. Quindi quello che ci sta suggerendo il legislatore, pur senza entrare troppo nel dettaglio tecnico di questi aspetti, è che diciamo le istanze siano corredate da una documentazione che consenta l'acquisizione informatica di questi dati in maniera tale che anche diciamo, chi li deve lavorare non se li debba imputare poi fondamentalmente a mano sulla base delle relazioni, come spesso è avvenuto fino ad ora. E comunque corredato dalla documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità. In caso di pluralità di domande viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori, ma questo è un problema. Nel senso, qui prevede semplicemente una corsia preferenziale per le istanze che vengono presentate insieme da più operatori che magari condividono un unico palo portantenne, perché spesso mi capita anche quello di vedere delle stazioni radiobase dove coesistono magari sia impianti di Vodafone, di Telecom, di Wind 3 e via dicendo. Queste quindi in caso di pluralità di domande hanno la precedenza rispetto a quelle singole. Ecco, vedete, qua già nel comma 3 troviamo il primo caso semplificato. Se ci troviamo di fronte a installazione di impianti con tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna inferiore, uguale o inferiore ai 20 watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività. Voglio solo controllare una cosa al volo, perché se non ricordo male qui, forse io, allora non vorrei farvi perdere del tempo, però qui stiamo parlando dell'articolo 44. Scusatemi che controllo un secondo se per caso c'è un riferimento che non è aggiornato su questo comma 3. Impianti, infatti non c'è più il riferimento alla tecnologia UMTS. Sì, infatti questa slide io l'avevo preparata in realtà prima della modifica del 259 del 2003. Comunque ci sta dicendo fondamentalmente che nel caso di installazione di impianti, quando la potenza è uguale o inferiore ai 20 watt, è sufficiente la SCIA. E qui è già, diciamo, la prima deroga al principio generale secondo cui è sufficiente l'autorizzazione, cioè è necessaria l'autorizzazione. Poi, vabbè, c'è questo comma 4 che fondamentalmente ci dice che quando siamo di fronte a un'installazione su sedime ferroviario o in area immediatamente limitrofa, si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario. Quindi anche questo tipo di impianti vengono autorizzati in maniera analoga alla norma, a quello che prevede la norma sugli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario. Andando ancora avanti, entriamo più nel merito, diciamo, delle questioni procedurali per la gestione di questa istanza. Copia dell'istanza o della SCIA viene inoltrata contestualmente all'ARPA che si pronuncia entro 30 giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale provvede a pubblicizzare l'istanza pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. Anche questo è importante. Essendo degli impianti sia di interesse pubblico, ma anche oltre che di interesse pubblico, nel senso per lo scopo che devono andare a soddisfare, sono di interesse pubblico anche perché c'è un certo interesse della cittadinanza rispetto all'installazione e alla modifica di questo tipo di impianti. E per questo la norma esplicitamente prevede che si debba dare pubblicità della ricezione di queste istanze. Non sono previste particolari modalità diciamo, per dare evidenza, per dare pubblicità alla ricezione di queste istanze. È sufficiente, a mio parere, una pubblicazione sull'albo pretorio telematico dell'ente o avvisi magari anche sul portale dell'amministrazione o nelle modalità che l'amministrazione ritenga più opportune.
L'istanza, vedete, ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Questo non è niente di nuovo quando ragioniamo in termini di SUAP, perché noi siamo abituati a ragionare in termini di istanza unica che vale per tutte le amministrazioni coinvolte e per tutti i titoli abilitativi che sono necessari per la realizzazione di quel determinato intervento. Ancora, il responsabile del procedimento può richiedere per una sola volta entro 15 giorni l'integrazione dei documenti. Il termine riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. Qui stiamo parlando di un procedimento, diciamo, puro, quello in cui non sono necessari ulteriori atti di assenso, quello in cui c'è quindi il comune che autorizza e l'ARPA che deve fare le verifiche sul rispetto degli limiti di emissione. E quindi l'ARPA si pronuncia entro 30 giorni, la documentazione integrativa si può chiedere entro 15 giorni. Ecco, il comma 7 va oltre questo. Quando, oltre ad avere l'autorizzazione e oltre ad avere il parere dell'ARPA che abbiamo sempre, l'installazione è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, comprese le autorizzazioni previste dal codice dei beni culturali e del paesaggio, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, il responsabile del procedimento indice entro 5 giorni dalla presentazione dell'istanza una conferenza di servizi. Cioè convoca, ma in realtà è più corretto intendere un'indizione, perché la conferenza di servizi, soprattutto in forma asincrona, che è quella ordinaria, non prevede una convocazione, ma solamente un'indizione alla quale prendono parte tutte le amministrazioni competenti sugli atti di assenso da acquisire, nonché un rappresentante dell'ARPA. Quindi ce lo dice chiaramente la norma, che l'ARPA deve essere coinvolta nella conferenza di servizi. Quando stiamo qui dentro, stiamo facendo un rimando alla disciplina della conferenza di servizi prevista dalla 241 del 90. Quindi quella precedente disposizione che mi diceva che la documentazione integrativa poteva essere richiesta entro i primi 15 giorni e che l'ARPA esprime il suo parere entro 30 giorni, se siamo in una conferenza di servizi non trova un'applicazione perché applichiamo le regole proprie della conferenza di servizi, che tra l'altro sono peculiari, come vediamo tra un secondo. Il comma 8 ci precisa che la determinazione positiva della conferenza, come nella generalità delle conferenze di servizi, costituisce titolo unico e quindi sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta di competenza delle amministrazioni interessate e vale anche come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori. Con la coda dell'occhio, ho visto prima che qualcuno mi chiedeva: ma quindi l'ufficio tecnico deve rilasciare il permesso di costruire? Dentro una conferenza dei servizi non deve rilasciare un permesso di costruire, ma deve rilasciare una determinazione sull'esito delle proprie verifiche, perché poi l'atto di propria competenza sarà sostituito dalla determinazione conclusiva della conferenza dei servizi. Anche quando non fossimo in conferenza dei servizi, in realtà non è un permesso di costruire, è un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 259 del 2003, l'atto che l'amministrazione deve emettere, l'atto con cui deve autorizzare la realizzazione di questa infrastruttura. Non è un permesso di costruire, è un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 44 del 259 del 2003, che comprende anche l'aspetto edilizio, ma lo comprende contestualmente agli altri aspetti coinvolti. Ecco la cosa più importante. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di quell'articolo 14 e seguenti della 241 con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di quell'articolo 14 quinquies che riguardano il potere sostitutivo in caso di non unanimità o di opposizione, meglio, delle amministrazioni dissenzienti. Fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato al comma 10 del presente articolo.
Allora, questa è una norma che è importante sia per questo dimezzamento di cui vi ho riportato uno specchietto riassuntivo. Nel caso di conferenza asincrona, se non ho interessi sensibili, anziché 45 devo applicare 23 giorni. Il termine per le determinazioni in presenza di interessi sensibili, anziché 90, deve essere 45 giorni. Il termine per la richiesta di integrazioni passa da 15 a 8 giorni. Nel caso di conferenza asincrona ho sempre la durata dei lavori senza o con interessi sensibili 23 o 45 giorni invece che 20, 45 o 90 giorni. Ma soprattutto questa è, diciamo, una disposizione che ci chiarisce in maniera migliore, diciamo, della disciplina generale che devo rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento. Quindi tutto questo vale per la durata della conferenza di servizi, ma io devo sempre chiudere tutto entro 90 giorni dalla presentazione del progetto, salva sospensione dei termini in caso di richiesta di integrazione documentale. Questo perché questa norma contiene una forma di silenzio assenso che è assolutamente innovativa nel panorama, diciamo, normativo sulla conferenza dei servizi. Perché noi, diciamo, allo stato attuale abbiamo fondamentalmente due norme che disciplinano il silenzio assenso che non devono essere confuse tra di loro. Una è la norma sul silenzio assenso vero e proprio, che è l'articolo 20 della 241, che contiene tutta una serie di eccezioni e di campi a cui non può essere applicato. Sappiamo che non può essere applicato alla materia della tutela ambientale, del paesaggio, dei beni culturali, dell'ambiente, della salute, della pubblica sicurezza e via dicendo. Altro è il silenzio assenso interno alla conferenza di servizi, quello che, diciamo, in cui l'amministrazione procedente dà per acquisito l'assenso delle altre amministrazioni coinvolte in caso di mancata espressione delle determinazioni nel termine stabilito, e questo ha come unico limite le autorizzazioni espresse previste dalla normativa dell'Unione Europea, ma non esiste a tutt'oggi nella norma generale della 241 una norma sul silenzio assenso generale, quello che si forma nei confronti del cittadino ad esito della conferenza di servizi. Cioè io da una parte ho l'articolo 20 che mi disciplina il silenzio assenso nei confronti del cittadino per il singolo procedimento e provvedimento. Dall'altra ho una norma che mi disciplina il tacito assenso interno, quello tra amministrazioni nella conferenza dei servizi o anche se vogliamo tra amministrazioni al di fuori della conferenza dei servizi con il 17 bis, ma non ho niente che disciplini un silenzio assenso nei confronti del cittadino in caso di inerzia dell'amministrazione procedente nella conferenza dei servizi. E qui invece questa norma lo prevede, perché mi dice: guardate, che le istanze di autorizzazioni sono accolte se entro il termine di 90 giorni, quindi dopo 90 giorni dalla presentazione del progetto della relativa domanda, non è stato comunicato un provvedimento di diniego, nel senso che il comune quindi non ha rigettato l'istanza. Oppure scusate, non è stato comunicato un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli. Quindi il silenzio assenso non si forma, ovviamente se c'è un rigetto. Se c'è un parere negativo da parte dell'ARPA, quindi ha potere di veto se vogliamo, l'ARPA, o anche se è stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-culturale o dei beni culturali. Ovviamente, se la soprintendenza o l'ufficio o l'ente competente al rilascio, ad esempio, dell'autorizzazione paesaggistica si sono espressi negativamente, il silenzio assenso non si forma. Ma questo rompe un tabù che è veramente un grande tabù nella legislazione italiana, ovvero quello che prevede che non si possa mai formare il silenzio assenso nei confronti del cittadino in caso di tutela paesaggistico-territoriale. Ed ecco qui che invece ci sta dicendo il contrario. Se gli enti competenti
al rilascio delle quindi le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o dei beni culturali non si esprimono, dopo 90 giorni si forma il silenzio assenso anche sull'autorizzazione paesaggistica, anche sulle autorizzazioni di tipo ambientale. È forte questa disposizione, eh? Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, se non è adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2,9 ter della 241. Quindi, se in presenza di pareri negativi da parte dell'ARPA o delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale o beni culturali, il SUAP, l'amministrazione precedente, resta inerte rispetto all'emissione del provvedimento conclusivo, si applica il comma 9 ter dell'articolo 2 della 241, quindi il potere sostitutivo per l'emissione del provvedimento. Gli enti locali possono addirittura prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti o ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Quindi non possono andare oltre i termini stabiliti da questo comma. Sono sempre fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. In quel caso il silenzio assenso non si può mai formare, perché appunto ci sono disposizioni del diritto europeo che impongono l'adozione di un provvedimento espresso. Ancora il comma 11 prevede un termine di decadenza di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio o dalla formazione del silenzio assenso. Ecco, vedete. Qui in questa slide vi ho riassunto i casi di silenzio assenso che non devono essere confusi, ovvero che sono quelli dell'articolo 14 bis della 241 nella conferenza dove si escludono solo le disposizioni del diritto dell'Unione Europea, i casi invece di esclusione dell'articolo 20 che sono fuori, che mantengono fuori appunto il patrimonio culturale paesaggistico, l'ambiente, la tutela del rischio idrogeologico, quindi se ho un'autorizzazione paesaggistica non sono nell'articolo 20, ma in questo caso particolare delle antenne. Appunto, il silenzio assenso si forma anche in questi ambiti, purché l'amministrazione competente non abbia espresso un parere negativo. Ok? È molto importante perché questo è il primo esempio e il primo caso nella nostra panorama normativo di una disciplina del silenzio assenso esterno a seguito della conferenza di servizi. Io auspico che un simile sistema sia riportato in maniera generale nella conferenza dei servizi, perché è vero che la conferenza dei servizi è un fortissimo strumento che consente di superare l'inerzia delle amministrazioni partecipanti, ma tutt'oggi non, tranne in questo caso, non è previsto nulla per superare l'inerzia dell'amministrazione precedente. L'articolo 45 del codice delle comunicazioni elettroniche, che è l'ex articolo 87 bis, contiene una ulteriore disposizione di semplificazione. Già abbiamo visto nell'articolo 44,3 la previsione dell'applicazione della disciplina della SCIA per gli impianti sotto i 20 kW. Questo ci dice un'altra cosa. Ci dice, al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, su evoluzioni, quindi anche il 5G, o altre tecnologie, su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o modifica di caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette una SCIA. Allora, quindi di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di installazione di nuovi impianti di tecnologia 4G o evoluzioni su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti. Quindi io ho già il palo, ho già magari un'antenna e ne voglio aggiungere un'altra. Applico in questo caso la SCIA, così come se devo solo modificare le caratteristiche trasmissive dell'impianto. Quindi lasciando l'impianto fisicamente inalterato, modifico le caratteristiche trasmissive anche in aumento di potenza.
Cosa faccio? Vedete, indipendentemente dai watt di potenza, quindi anche oltre i 20 watt. Sotto i 20 watt era già l'articolo precedente che ci diceva che applicavamo la scia, qui indipendentemente dai watt, in questi casi applico la scia. La disciplina ordinaria prevedeva, vedete, qualora entro 30 giorni dalla trasmissione di quel comma 2 l'organismo competente, cioè l'ARPA, rilasci un parere negativo, l'ente locale adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi. Quando si parla di scia in questo codice delle comunicazioni elettroniche, io trovo che ci sia sempre parecchia confusione, perché già, vabbè, qui già quando mi dice entro 30 giorni l'organismo competente rilascia un parere negativo, c'è qualcosa che cozza, nel senso che di fronte a una scia io non mi aspetto un parere. Però in realtà quello che ci vuole dire il legislatore qui è un po' più sottile, perché ci sta dicendo, se l'ARPA rileva che l'installazione non rispetta i limiti di emissione elettromagnetica, gli obiettivi di qualità, eccetera, non procede direttamente a ordinare il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli effetti dannosi di essa, perché l'ARPA è un organo consultivo. Ecco perché probabilmente il legislatore qui usa il termine parere anche se siamo in una scia. Perché ci sta dicendo l'ARPA si esprime negativamente, dopodiché è il comune che deve inibire la prosecuzione di quell'attività e quindi deve inibire la realizzazione di quell'intervento. Perché l'ARPA è solo un organo tecnico. E questo, diciamo, ci starebbe nella disciplina della scia. Poi ci sono altri due commi che si riferiscono alle opere strutturali e ci dicono la scia è corredata dall'asseverazione della struttura delle opere inerenti rispetto alle norme tecniche per le costruzioni che viene inviata al Genio Civile e anche qui, qualora entro 30 giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte del Genio Civile, la segnalazione è priva di effetti. È una semplificazione anche per quanto riguarda l'aspetto strutturale, l'aspetto della sismica, se vogliamo. Mentre nel comma 5 ci dice che se gli interventi oggetto della scia sono interventi di minore rilevanza, è sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Fin qui. Sembra tutto abbastanza lineare. Peccato che siccome siamo in Italia, come vi accennavo all'inizio del webinar, l'articolo 40,5 del decreto legislativo 77 del 2021 ha sovrascritto temporaneamente questa procedura con un'altra, lasciandola invariata. È una cosa, se volete, un po' odiosa, ma leggiamolo insieme, vedete. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale, noi sappiamo che uno degli assi portanti del PNRR è anche la infrastrutturazione tecnologica proprio per consentire la comunicazione di dati in maniera sempre più veloce, legata ovviamente anche poi alla informatizzazione del sistema sia privato delle imprese dei cittadini e anche della pubblica amministrazione. Quindi ci sta dicendo, ai fini di questo obiettivo, fino al 31 dicembre del 2026, quindi per diversi anni a venire, temporaneamente ma per diversi anni, gli interventi di cui agli articoli 87 bis e 87 ter del decreto legislativo 259 del 2003 e gli interventi di modifica previsti dal punto A24 del DPR 31 del 2017 sono realizzati previa comunicazione all'amministrazione comunale, quindi a fatto un downgrade dalla scia che abbiamo visto tra un attimo, perché si riferisce all'articolo 87 bis che è diventato l'articolo 45 che abbiamo visto un secondo fa. Quindi l'articolo 45 prevedeva la scia. Questa norma ci sta dicendo fino al 31 dicembre 2026 non applichi la scia, ma applichi una comunicazione corredata da un'autocertificazione descrittiva degli interventi e delle caratteristiche. E non sono richieste le autorizzazioni paesaggistiche, nonché quelle relative ai beni vincolati, purché non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 m e aumenti della superficie di sagoma superiori a 1 m.
o 1,5 metri quadrati. Questo è andato oltre il punto A24 del 31 del 2017, che mi pare che prevedesse 1 metro e 0,5 metri quadrati. Non vorrei dire scemenze, comunque ha previsto una esenzione più ampia anche dall'autorizzazione paesaggistica. Il punto dolente viene qui. Fin qui tutto bene, dice vabbè, c'era una scia, ha previsto una comunicazione, quindi ha previsto un regime di maggior favore. L'asino dov'è che casca? Che mentre nella scia io ho normato nella 241 al comma 3 dell'articolo 19 tutto un sistema di controlli e di interventi successivi ai controlli per inibire la prosecuzione dell'attività in caso di mancata conformità, nella comunicazione io di tutto ciò non c'è traccia nella legislazione vigente. Per cui non c'è una. Non è previsto entro quanto vanno fatti i controlli, entro quanto si può inibire la prosecuzione dell'attività e tutto. Quindi, che cosa ha ben pensato il legislatore di fare? Di dire: vabbè, si fa tramite comunicazione e gli impianti sono attivabili se entro 30 giorni dalla richiesta di attivazione all'ARPA. Già non mi piace questa richiesta dentro una comunicazione, c'è qualche cosa che non mi torna. Comunque, vabbè, gli impianti possono essere attivati se entro 30 giorni l'ARPA non abbia comunicato un provvedimento negativo, quindi non si sia espressa negativamente. Nella scia, in realtà, io potevo realizzare e attivare subito, salvo il fatto che entro 30 giorni mi potesse essere inibita la prosecuzione dell'attività. Qui invece sta dicendo: attenzione, per attivare devi aspettare per forza 30 giorni. Quindi è una semplificazione in realtà a doppia faccia, nel senso che stando così io posso immediatamente, cioè io, gestore dell'impianto di comunicazione elettronica, posso immediatamente realizzare l'infrastruttura perché è una comunicazione, ma non la posso attivare prima di 30 giorni. Perché devo per forza, cioè qui non è che entro 30 giorni l'ARPA mi può, o meglio, il comune dietro parere negativo dell'ARPA mi può inibire la prosecuzione dell'attività. No, io posso attivarlo solo se entro 30 giorni non è stato comunicato un provvedimento negativo, quindi 30 giorni li devo aspettare. Non so se questo vi è chiaro, ma è una sottigliezza abbastanza rilevante. Stessa cosa per l'articolo 87 ter, cioè l'ex articolo 87 ter che è diventato articolo 46, che è un'altra fattispecie semplificata. Ricordiamo che l'articolo 44 è l'articolo generale che prevede l'autorizzazione e che ha una serie di eccezioni. Il comma 3 dello stesso articolo 44, impianti sotto i 20 kW sono soggetti a scia, oggi comunicazione fino al 2026. L'articolo 46 è un altro. È un'altra fattispecie semplificata. Nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e della superficie di sagoma non superiore a 1,5 metri quadrati, è sufficiente una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale nel rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di quell'articolo 44. Quindi in questi casi è sufficiente una comunicazione. Se rimaniamo fermi all'articolo 46, comunicazione tout court. Ma siccome l'articolo che abbiamo visto poc'anzi, cioè il 40,5 del decreto, qui c'è un errore, non è decreto legislativo, ma è decreto legge 77 del 2021, ha previsto che fino al 31 dicembre 2026 si applichi quella procedura anche all'articolo 87 ter, oggi diventato articolo 46, anche per quello devo applicare quindi una comunicazione più gravosa, vi ho scritto qui, certo, più gravosa, perché è una comunicazione con attivazione differita di 30 giorni, cosa che nell'articolo 46 non è precisata, ma è precisata nella disciplina transitoria. Quindi oggi di fatto, anche in questi casi, applico una comunicazione. L'intervento fisicamente può essere realizzato subito, ma l'attivazione non può essere fatta prima dei 30 giorni perché sono
il termine entro cui l'ARPA può emettere un provvedimento negativo. Probabilmente non era esattamente quello che voleva scrivere il legislatore, secondo me, però io lo interpreto in questo modo. Perché se mi dicono che sono attivabili qualora entro 30 giorni non è stato comunicato un provvedimento negativo, significa che io le fila le posso tirare solo al 30° giorno e quindi non lo posso attivare prima. Ancora, alcuni altri casi di semplificazione sono disseminati in altre norme, come nell'articolo 35 del decreto legge 98 del 2011. Su questo mi sento di essere piuttosto critico e dico io, da poco a novembre hanno riscritto il codice delle comunicazioni elettroniche, rinumerandomi tutti i casi e hanno lasciato questo articolo 35 scritto su un'altra norma, già che c'erano, potevano anche portarlo a sistema e metterlo lì dentro. E vabbè, non l'hanno fatto. Ricordiamoci che c'è anche questo. Sono soggette ad autocertificazione di attivazione da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e all'ARPA le installazioni e le modifiche degli impianti radioelettrici per trasmissione punto punto e punto multipunto e gli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati. Mi è capitato di applicarlo ad esempio per i mini ripetitori che ha le minicelle che installano dentro ad esempio le gallerie stradali o in casi del genere, diciamo, dove devono coprire degli spazi molto ristretti. Sono invece, vedete, l'installazione di apparecchi o di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 microwatt e una potenza ma milliwatt, non micro, e una potenza massima al connettore di antenna in downlink inferiore o uguale a 5 watt possono essere effettuate, sono del tutto libere, senza alcuna comunicazione. Voi direte, vedo già con la coda dell'occhio qualcuno che mi chiede dove si trova un bel testo coordinato. No, allora prima vi devo dire questo, poi vi faccio vedere la mia bella tabella che ho fatto per voi. Ancora l'articolo 47, che l'articolo 87 quater prevede procedure semplificate per gli impianti temporanei, in particolare una comunicazione con attivazione differita di 30 giorni per impianti temporanei e di telefonia mobile destinati ad essere rimossi entro 120 giorni dalla loro collocazione. Questo, se volete, lo trovo piuttosto un po' troppo, cioè un po' eccessivo prevedere che una cosa temporanea per situazioni di emergenza, sicurezza, manifestazioni, spettacoli sia soggetta ad una comunicazione ed sia attivabile se entro 30 giorni l'organismo competente non si pronunci negativamente. Ma se siamo in emergenza, come faccio ad aspettare 30 giorni? Vabbè. Mentre è soggetta a semplice comunicazione senza questa precisazione dei 30 giorni di attesa, l'installazione di impianti con una permanenza in esercizio non superiore ai 7 giorni. Allora, siccome è una giungla, come avrete visto, ora io immagino che non si legga benissimo nella finestra del webinar, però in ogni caso lo troverete nelle slide che saranno scaricabili tra qualche ora sulla pagina del webinar. Io qui ho cercato di fare uno specchietto riassuntivo di tutte le fattispecie per individuare qual è il regime applicabile e qual è il relativo riferimento normativo. Non sto a leggervelo, anche perché sono esattamente i casi che vi ho illustrato fino ad ora. È semplicemente un quadro riepilocativo. Vedete, ci sono alcuni casi con l'asterisco, nel senso che, ad esempio,
apparato per la rete di banda larga da realizzare su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti e una SCIA con attivazione immediata, secondo l'articolo 45, con l'asterisco perché in questo caso fino al 31 dicembre 2026 si applica la procedura di cui al decreto legge sempre 77 del 2021, articolo 40,5, ovvero una comunicazione con attivazione differita. Questo specchietto spero che vi sia utile per cercare di fare un po' di ordine in questo marasma, lo troverete nelle slide. Ecco, qualcuno ho visto anche sempre con la coda dell'occhio, qualcuno che mi chiedeva valutazione degli ostacoli alla navigazione aerea. L'articolo 48 del decreto legislativo 259 del 2003, questo nuovo, nel senso che questo non è un articolo trasposto dal vecchio codice, ma è stato proprio inserito nuovo nel testo di novembre 2021, ha previsto per la realizzazione di nuove stazioni radiobase e la modifica delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica, deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'ENAC, all'Aeronautica Militare, alla società ENAV per eventuali accertamenti e acquisito il preventivo parere dell'Aeronautica Militare conformemente a quanto previsto. Disciplinato dagli articoli 44 e 45, quindi si acquisisce il parere nell'ambito del procedimento unico che è stabilito dall'articolo soprattutto 44, che è quello sulla conferenza di servizi semplificata che vi ho detto prima, e 45 nel caso della SCIA. Fuori dai casi di cui al comma 1, per installazioni e modifiche di stazioni radiobase oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45. Ora, immagino che questo sia una disposizione che a ENAC e ENAV non piaccia particolarmente. Almeno nella mia esperienza, abbiamo provato a livello regionale qui in Sardegna a incontrarli per cercare di portarli dentro la conferenza dei servizi, ma con scarsi risultati, nel senso che loro si appellano sempre ai loro tempi speciali e non vedono troppo di buon occhio, almeno i referenti con cui ci siamo confrontati noi, il fatto di entrare dentro una conferenza dei servizi che gli riduce i termini e con dei canali di comunicazione che sono quelli del SUAP e non con il loro portale per la trasmissione delle istanze dirette da parte del cittadino. Ma il legislatore ha chiaramente detto e l'ha detto con questo articolo 48, che è stato introdotto a novembre del 2021, quindi è una norma recentissima, che il nulla osta da parte dell'autorità aeronautica deve essere rilasciato nei termini e conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45. L'articolo 44, vi ricordo, è quello che prevede la conferenza dei servizi con termini dimezzati e prevede il silenzio assenso che si forma anche nei confronti del cittadino in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione entro 90 giorni. I casi in cui deve essere attivata la valutazione sugli ostacoli della navigazione aerea è un po' complicato spiegarlo in questa sede, nel senso che se ci sono delle norme piuttosto complesse che individuano i casi che interferiscono sulla navigazione aerea sulla base di un calcolo di altezze e distanze dagli aeroporti, ma credo che tutto questo sia spiegato in un documento apposito, in una sezione apposita del sito dell'ENAC. Non mi è proprio possibile in questa sede fare un riassunto di quali sono i casi soggetti a valutazione gli ostacoli per la navigazione aerea perché è una normativa complessa e non riassumibile in poche parole. Per chiudere sì, vedo, scusate, è stato detto che non hanno personale, non riescono a partecipare alle conferenze e rilasciano pareri anche oltre i 180 giorni. Che dire, tanta solidarietà dal punto di vista umano, ma siamo di fronte ad una norma che ci dice che le amministrazioni che non si esprimono nel termine della conferenza dei servizi si dà per acquisito l'assenso
non solo si dà per acquisito l'assenso, ma eventuali atti adottati dopo la scadenza dei termini della conferenza dei servizi sono inefficaci ai sensi dell'articolo 2,8 bis della legge 241 del 90. Quindi hanno proprio scritto chiaro che è inutile stare lì ad aspettare, perché l'atto che emettono in ritardo è inefficace, si deve considerare acquisito l'assenso, con piena responsabilità di chi non si è espresso nei termini. Ripeto, tanta solidarietà, ma il fatto di non farcela non è una scusa. Qualora l'installazione di... Allora, l'articolo 49, che è l'ex articolo 88 del codice delle comunicazioni elettroniche, per chiudere questa disamina, non si riferisce alle antenne di cui abbiamo parlato fino ad ora, ma si riferisce a opere civili, scavi e occupazioni di suolo pubblico per la realizzazione delle reti fisiche di comunicazione elettronica in fibra ottica o altre tecnologie, comunque per l'accesso alla banda larga. Ricalca grosso modo quanto previsto dall'articolo 44, che era quello sul procedimento per l'autorizzazione degli impianti radioelettrici non soggetti alle semplificazioni dei successivi articoli. Anche qui prevede una domanda all'ente locale o alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. Quindi qui la competenza è del soggetto proprietario delle aree, che può essere il comune per le strade comunali, la provincia per le strade provinciali, l'ANAS per le strade statali. L'istanza ha valenza di istanza unica per tutti i profili connessi. Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento. Anche qui entro 10 giorni possono essere richieste documentazioni integrative e il termine inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale. Non riprende, inizia nuovamente a decorrere. È un'interruzione, quindi non una sospensione. Se si chiedono integrazioni documentali, il termine riprende da zero, dalla trasmissione della documentazione integrativa. Anche qui, se la realizzazione è subordinata all'acquisizione di atti di assenso da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca entro 5 giorni lavorativi una conferenza di servizi. Anche qui la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza sostituisce tutti gli atti di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti e vale come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni, esattamente come nell'articolo 44, dell'articolo 14 e seguenti della 241, con dimezzamento dei termini. Quindi anche qui valgono i termini dimezzati. Leggo con la coda dell'occhio, ai sensi dell'articolo 44, che è lo stesso articolo 49 che stiamo vedendo, qual è il termine per l'acquisizione dell'assenso della soprintendenza? Siamo nel caso di determinazioni con interessi sensibili, normalmente dovrebbe essere 90, siccome qui i termini sono dimezzati, sono 45 giorni, anche perché non potrebbero essere 90, perché entro 90 il procedimento si deve chiudere, che se non lo chiudo si forma il silenzio assenso nei confronti del cittadino. Quindi non può essere sicuramente di 90 giorni il termine che ha la soprintendenza per esprimersi. È 45 giorni come tutti gli altri, perché la conferenza dei servizi ha termini dimezzati. L'articolo 49 rispetto al 44 ha una doppio regime di silenzio assenso. Perché oltre a prevedere un silenzio assenso dopo la conferenza di servizi in caso di inerzia dell'amministrazione precedente, prevede anche un termine di silenzio assenso precedente. Vedete, se entro 30 giorni dalla presentazione della domanda l'amministrazione non ha concluso il procedimento, se non c'è bisogno di convocare la conferenza di servizi, di indire, ovvero non abbia indetto la conferenza di servizi, la domanda si intende accolta. Quindi già si forma un silenzio assenso dopo soli 30 giorni se l'amministrazione non ha indetto la conferenza di servizi dovendolo fare.
è una forte, come dire, è una forte responsabilità che viene posta in capo all'amministrazione precedente se non procede a indire la conferenza di servizi. Ci sono alcuni casi in cui questo termine è ridotto a 10 giorni o addirittura a 8 giorni se ho attraversamenti di strade o scavi di lunghezza inferiore a 200 metri, o se addirittura apro chiusini e infilo nuovi cavi in infrastrutture esistenti, addirittura il termine di 8 giorni, soli 8 giorni per il silenzio assenso. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti, supporti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni e agli enti locali, incluso il sedime ferroviario e autostradale. È proprio fortissimo questa disposizione. Anche in questo caso, vedete. Questo è interessante il comma 8 perché ci dice che se l'installazione delle infrastrutture interessi aree di proprietà di più enti pubblici o privati, quindi se ho ad esempio sia strade comunali che statali, che provinciali oppure interessa più comuni, l'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico del comune di maggiore dimensione demografica. È sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di quel primo periodo, che ovviamente coinvolge anche gli altri soggetti proprietari delle altre strade. La conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di 90 giorni, quindi anche qui ho 90 giorni per concludere i lavori della sì, i lavori, cioè per chiudere il procedimento. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata determinazione, quindi conclusione del procedimento entro il predetto termine, equivale all'accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso congruamente motivato da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale o dei beni culturali. Anche in questo caso si forma il silenzio assenso nei confronti del cittadino. Con la sola eccezione dei provvedimenti espressi previsti dalla normativa europea e pareri negativi espressi da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico, territoriale o dei beni culturali. Se queste amministrazioni non si esprimono, si forma il silenzio assenso non solo interno, quindi nei confronti dell'amministrazione precedente che sta gestendo la conferenza di servizi, ma dopo 90 giorni anche nei confronti del cittadino, dell'impresa, perché qui è difficile che sia un cittadino privato, ma comunque dell'istante. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ogni atto di assenso. E anche qui, come nel caso generale del silenzio assenso, che è stato modificato anche nell'articolo 20, l'amministrazione deve attestare entro il termine di 7 giorni l'avvenuta formazione del silenzio assenso. Trascorsi questi 7 giorni è sufficiente l'autocertificazione del richiedente che può autocertificare che si è formato il silenzio assenso. Per chiudere, poi passiamo alle domande perché se no vi sottraggo troppo tempo. Se ci sono varianti in corso d'opera fino al 10% delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti, tutto questo si legittima con una comunicazione con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla introduzione di queste modifiche. Mi fermo qui, spero di non avervi ucciso troppo con questa. Diciamo, disamina. Vedo che ci sono un po' di domande, proviamo a vederne qualcuna, ma risponderò comunque a tutte per iscritto. Caso di realizzazione di traliccio per successiva posa delle antenne, l'ufficio tecnico comunale cosa rilascia? Un permesso di costruire? Se sto installando solo un traliccio, senza quindi tutta la procedura, senza l'impianto, direi che è un permesso di costruire perché lo qualificherei come nuova costruzione, sì. Poi bisogna vedere il caso specifico, però sì. In relazione alla domanda precedente, può riassumere la giurisprudenza in materia di titolo edilizio per la realizzazione di impianti radioelettrici? Esso è sostituito dall'autorizzazione di quell'articolo 44? Sì.
Il titolo edilizio sostituito dall'autorizzazione di cui all'articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche. Abbiamo una sentenza in merito perché il DPR 380 del 2001 cita la realizzazione di questi impianti tra le opere di nuova costruzione, ma c'è una sentenza successiva che ci dice che in realtà il regime che io devo applicare è quello della legge speciale della codice delle comunicazioni elettroniche. Rispondo in maniera un pochino più dettagliata per iscritto, perché altrimenti se entro in questo, come dire, in questo filone adesso finisce che non rispondo a nessun'altra delle domande. Quindi, in linea generale sì, è così. O sono di fronte ad una speciale autorizzazione unica che assorbe anche il titolo edilizio, ma più in dettaglio risponderò per iscritto. Il permesso di costruire quando si rilascia per queste opere, qui si parla di fibra ottica, lo chiarisce come vi ho fatto vedere l'articolo 43 del codice delle comunicazioni elettroniche, che alle comunicazioni e all'installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia urbanistica e quindi non si rilascia nessun permesso di costruire. Non c'è titolo edilizio specifico, si autorizzano ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 259 del 2003 che sostituisce anche il titolo edilizio. L'inoltro ad ARPA è fatto direttamente dal richiedente o deve essere fatto dal SUAP? Allora, la norma sembrerebbe dire che lo deve fare direttamente il richiedente, anche se poi questo si inserisce in una disposizione più generale in cui dov'è che lo dice? Lo sto cercando, ma non lo chiarisce in realtà, perché dice copia dell'istanza, ovvero della segnalazione, viene inoltrata contestualmente all'ARPA. Sembrerebbe dire quindi che è l'interessato a trasmetterlo contestualmente al comune e all'ARPA, ma io propendo più per un'applicazione dei principi generali in cui lo manda al comune ed è il comune che poi lo trasmette all'ARPA, perlomeno nel nostro sistema informatico anche regionale sardo. Si fa assolutamente così, anche perché il cittadino di fatto non riuscirebbe a trasmettere niente direttamente all'ARPA che non sia mediato dal SUAP. Secondo me va letto alla luce del contesto generale della gestione di un procedimento unico. Vedo una domanda sull'ENAC, ma questo credo di averlo già trattato. Nel caso di istanza di autorizzazione di nuovo traliccio, dove da asseverazione vincoli il professionista delegato indica che è necessario provvedere all'iter autorizzativo dell'ENAC ENAV con istanze inerenti agli ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, il SUAP deve richiedere che sia allegata all'istanza dimostrazione della PEC di avvenuta consegna in ENAC o può trasmettere all'ENAC la pratica richiedendone il parere? A rigore dovrebbe valere l'articolo 14 bis per cui la trasmissione della documentazione viene fatta contestualmente all'indizione, anche se ENAC ha un suo sistema di ricezione delle pratiche. Nell'attesa che questo venga risolto e dovrebbe essere definitivamente risolto con i sistemi di interoperabilità di cui al nuovo allegato tecnico al DPR 160 del 2010, francamente accetterei anche una ricevuta di, come dire, trasmissione con cui il cittadino attesta di aver già caricato l'istanza sul portale ENAC, non rinunciando però a mandare l'indizione della conferenza di servizi e anche a trasmettergli la documentazione, in modo che, perché secondo me, sempre secondo la mia modesta opinione, un po' giocano su questa ambiguità, perché se ricevono l'istanza direttamente dal cittadino, ci giocano sul fatto che in questo modo hanno tutto il termine previsto dalla normativa settoriale perché dicono: ma io l'istanza l'ho ricevuta direttamente dal cittadino. Lasciamo perdere che poi il DPR 160 ci dice che sono comunque, loro non possono rilasciare niente direttamente al cittadino e anzi sarebbero tenuti a trasmettere al SUAP tutte le istanze ricevute direttamente dall'interessato.
Però io lo farei per dirgli, guarda che quello che ti ha trasmesso il cittadino è solamente un'anticipazione, ma sono io che sto coordinando il procedimento e tu devi rispondere a me, non devi rispondere a lui. Comunque io mi auguro che questa cosa prima o poi la risolvano in maniera definitiva per tutti con un sistema di interoperabilità informatica. Attualmente, francamente, lo accetterei, ma non rinuncerei comunque a trasmettergli anch'io la documentazione e a indire la conferenza di servizi a precisare quello che vi ho detto. Sulla durata credo di avere abbondantemente chiarito che la norma esplicita che si applicano i termini speciali di questa normativa e quindi 45 giorni, stiamo parlando di sicurezza e quindi sì, applicherei quello. Nel caso in cui a scadenza termine del procedimento SUAP il parere ENAC non sia ancora pervenuto, il SUAP può considerare il parere ENAC come prescrittivo, dunque rilasciare il provvedimento finale inserendo la frase che l'autorizzazione è subordinata all'ottenimento di nulla osta dalla navigazione aerea prima dell'inizio dei lavori. Articolo 2,8, non mi ricordo se è 8 bis o 8 ter, adesso mi sta venendo la della 241, che è quello che prevede l'inefficacia l'8 bis. Articolo 2,8 bis della 241. Le determinazioni espresse dopo la scadenza dei termini della conferenza dei servizi sono inefficaci, quindi io non posso condizionare un provvedimento all'emissione di un parere tardivo. È da considerarsi vincolante, quindi il procedimento prende i tempi di ENAC. Non esiste questo parere vincolante. Nella conferenza dei servizi sono esclusi solamente le autorizzazioni espresse previste dalla disciplina europea. Anche se è vincolante, se non è previsto da una normativa europea, non va considerato acquisito. E io non mi risulta che il parere dell'ENAC sia previsto come atto espresso previsto dalla norma europea. Sarebbe solo quello il caso in cui dovrei aspettarlo. Per la pubblicizzazione dell'istanza ricevuta dalla SUAP è sufficiente che sia presente la domanda SCIA sul portale dell'ente? Io non pubblicherei domande SCIA, pubblicherei un avviso. Dopodiché, perché dice anche senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto, potrebbe anche essere, però non vedo troppo di buon occhio, non sono un grande esperto. Diciamo delle normative in materia di trasparenza e anche del GDPR. Preferirei comunque un avviso piuttosto che pubblicare direttamente la domanda o la SCIA sul portale dell'ente. Poi, semmai, quelle si mostrano a chi fa una richiesta di accesso. La pubblicazione sull'albo pretorio, che periodo è meglio prevedere? 90 giorni? Quando è meglio pubblicare l'informativa? Subito o dopo i termini endoprocedimentali per verificarne il prosieguo istruttorio? Non è previsto niente. Io vi dico, personalmente pubblico per 15 giorni, poi non mi risulta che sia prevista un termine specifico. E lo pubblico subito, immediatamente dopo la ricezione dell'istanza, salvo che non vi debba chiedere una regolarizzazione, per cui ci sia la possibilità di dichiararla irricevibile, allora in quel caso posticipo. Quando avvio i termini del procedimento, sostanzialmente. Allora, per tutte le domande sull'ENAC, vedo che è un argomento particolarmente sentito. Lo è anche qui da noi, soprattutto nei comuni vicini agli aeroporti. Ed è come vi ho detto, problematico, perché non siamo mai riusciti finora a ricondurli in maniera sistematica alle conferenze di servizi. Però almeno per gli impianti come dire, di cui stiamo parlando, l'hanno proprio scritto chiaro nell'articolo 47, mi pare, del codice delle comunicazioni elettroniche. No, no, è l'articolo 48. L'hanno scritto chiaro che anche i pareri delle autorità aeronautiche devono essere acquisiti con la procedura prevista da questo articolo. È una scelta voluta del legislatore che vuole accelerare su questi impianti, eh? Gli impianti di comunicazione elettronica devono essere ricondotti alla competenza del SUAP. Le norme fanno riferimento alla competenza dell'ente locale.
Le norme fanno riferimento alla competenza dell'ente locale in generale, ma la norma, ma anche la norma sul commercio parla del comune, e la norma sull'edilizia, cioè bisogna distinguere la competenza endoprocedimentale di verifica dalla competenza di gestione procedimentale. Il fatto che sia attribuito al comune e quindi all'ente locale non esclude che poi, secondo le regole generali del DPR 160 del 2010, trattandosi di imprese, laddove nella stragrande maggioranza parliamo di imprese, rientri nella competenza del SUAP e che quindi sia coordinato dal SUAP con una competenza comunale, cioè il SUAP in quel caso andrà a richiedere l'espressione del parere di merito allo stesso comune. Questo sta dicendo. Capisco che sia come dire, un caso particolare perché sono di fronte ad una norma che, oltre ad individuare la competenza, mi disciplina anche un procedimento unico. Quindi è più difficile da incastrare nelle maglie del DPR 160 che a sua volta disciplina un procedimento unico. Però di fatto non ci vedo una deroga ai principi generali sull'individuazione del campo di competenza del SUAP. La normativa non tiene presente che, ad esempio, per gli impianti sotto controllo ENAC-ENAV sono molto complesse le rilevazioni di questa agenzia, da cui il termine 180 giorni, neanche 120 giorni. Cosa volete che vi dica? Siamo di fronte ad una scelta del legislatore che ha previsto espressamente un dimezzamento di termini e addirittura un termine dopo il quale si forma il silenzio assenso in 90 giorni. Posso capire che sono verifiche complesse, ma devono essere compiute in questo termine. Il legislatore qui ha voluto dare un'accelerazione all'infrastrutturazione delle reti di comunicazione elettronica come obiettivo strategico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quindi tutto il resto delle difficoltà vengono dopo. Ci sta dicendo queste cose devono andare per questo canale veloce. Sto leggendo delle domande a cui ho dato delle risposte mentre parlavo. Le istanze per banda larga e impianti di rete fissa quindi non vanno presentate a un SUAP associato, ma direttamente al comune interessato. Qui vale un po' quello che vi ho detto prima. Cioè individua la competenza dell'ente sulla base della proprietà della strada. Ciò non toglie che se siamo di fronte ad una impresa, perché a volte i lavori di banda larga sono anche effettuati direttamente da soggetti pubblici, ma normalmente no, anche la rete Open Fiber sono sempre imprese poi che realizzano materialmente l'intervento e che quindi ottengono anche il titolo abilitativo. Di fatto ci dice lo sportello unico del comune di maggiore dimensione demografica dove ne ho più di uno. Non è scritto benissimo, ma io trovo che sia comunque sempre lo sportello unico da individuare come soggetto gestore del procedimento. Poi lo approfondisco e rispondo anche meglio per iscritto. Vedo anche questa. Nel caso in cui un soggetto proponente presenti istanza di autorizzazione per il solo manufatto traliccio, con l'impegno di presentare solo a seguito dell'ottenimento della suddetta autorizzazione la documentazione relativa alle emissioni ai campi magnetici, l'istanza si considera ammissibile? In caso negativo, qualora sia già stata convocata la conferenza dei servizi, siano stati già trascorsi 15 giorni per la richiesta di integrazioni, come si può procedere? Allora, di sicuro non si può autorizzare in due momenti distinti nell'ambito dello stesso procedimento. Uno può anche dire, vabbè, adesso ti chiedo solo la realizzazione del traliccio. Io come ufficio tecnico, come comune,
verifico se questa cosa è fattibile come intervento a sé stante. Per cui, se non è fattibile come intervento a sé stante, secondo me la devo bocciare. Anche perché il principio del procedimento unico è esattamente quello, cioè quello di non spezzettarlo in pezzi per acquisire, come dire, in momenti separati i titoli abilitativi per la realizzazione del medesimo intervento. Cioè, se anche dal punto di vista ipotizzo, cioè se anche questa ditta volesse ottenere prima il titolo edilizio e magari il paesaggistico per verificare che paesaggisticamente quel traliccio sia realizzabile, e poi magari però quell'impianto non è realizzabile per ragioni elettromagnetiche, che senso ha che io gli abbia autorizzato prima il traliccio quando poi gli devo bocciare la realizzazione dell'impianto su questo traliccio? Quindi lui mi ha fatto un traliccio lì che rimane come un monumento. Francamente, non vedo normativamente divieti, ma vedo, sarei molto attento dal punto di vista dell'istruttore edilizia ad autorizzare una cosa del genere. Perché se non è giustificato dalla realizzazione dell'impianto radioelettrico, nel qual caso me lo devi chiedere contestualmente, non vedo che altro senso possa avere realizzare un traliccio a sé stante senza l'impianto sopra. Mi fermo qui. Alle altre domande rispondo per iscritto. Sì, grazie. Stanno arrivando tantissime domande. Allora io colgo l'occasione per ricordarvi che troverete tutto sulla pagina di eventi. Vi ricordo ancora di iscrivervi a tutti i prossimi eventi di questo progetto dall'8 marzo in poi, ogni martedì alle 10 fino al 12 di aprile. Allora, grazie a tutti per essere intervenuti, grazie Massimo e alla prossima. Buona giornata, grazie a tutti. Arrivederci.